siamo qui per fare il ormai decennale corso di italiano del CUM, che si articola in due periodi. Il primo periodo dove si danno le nozioni, gli elementi fondamentali, poi il corso avanzato di agosto. Ci sono anche quest'anno più di 60 studenti che vengono qui per imparare espressamente l'italiano, per poi recarsi per la maggior parte dei casi a Roma, dove si iscriveranno all'università. La maggior parte di loro sono seminaristi, ci sono anche sacerdoti e anche qualche suora. Il corso è molto intensivo perché si tratta di lezioni mattutine e pomeridiane, però i ragazzi sono molto motivati e di solito riescono anche ad ottenere ottimi risultati. Per esempio, in questo corso di luglio abbiamo fatto più di 100 ore di lezione e praticamente è quasi quello che si fa normalmente in un corso annuale di italiano per stranieri. Oltre alla parte comunicativa, quindi saper comunicare in modo orale, in modo scritto, si dà molta attenzione anche alla parte grammaticale e anche alla struttura del discorso, in modo che possano affrontare anche con una certa agilità poi gli studi universitari. Sono diacono diocesano, ho finito seminario due mesi fa e adesso studiamo lingua italiana al CUM e dopo ritorno a casa mia a Mosca. Mi chiamo Costantino, sono di Russia, da San Pietroburgo. Anche io ho finito il seminario in Russia e adesso ho finito il corso di italiano in CUM e sto preparando per la pratica pastorale nelle parrocchie di Verona per avere un'esperienza della vita della Chiesa in Italia e anche per studiare italiano.